L'immigrazione, lo sappiamo, è un tema difficile da governare. Noi abbiamo fatto una legge, la legge Bossi-Fini, che stabilisce un principio: tu puoi entrare in Italia solo se hai un regolare contratto di lavoro, e quando il regolare contratto di lavoro termina perché l'azienda chiude o sei licenziato, stai in Italia 6 mesi per trovare un nuovo lavoro, dopodiché te ne torni al tuo paese di origine. È una regola chiara che garantisce la legalità di chi viene da un paese extracomunitario, e queste regole sono regole che sono state applicate anche in altri paesi, in Spagna per esempio. Adesso cosa fa questo governo? Vuole stravolgere tutto. Ha fatto approvare una legge, anche questa votata da questa strana maggioranza PD, PDL, UDC, che dice: a settembre facciamo un'altra maxi sanatoria mascherata. Che cosa vuol dire? Che a settembre saranno regolarizzati qualcosa come, si stima, oltre 400.000 clandestini che rimarranno in Italia, avranno il permesso di soggiorno e non avranno un lavoro regolare. Che cosa vuol dire? Ma guardate che è veramente una follia. Dare il permesso di soggiorno a 400.000 persone che non hanno un lavoro, ma come campano, ma come vivono, ma chi li mantiene questi 400.000 clandestini regolarizzati con la sanatoria? Che fine faranno? Che cosa faranno per vivere? Noi siamo molto preoccupati, e lo dico da ex ministro dell'interno, mi sono occupato di questi temi. E ho sempre notato dai rapporti di polizia che quando c'è una società dove il lavoro regolare viene garantito agli extracomunitari, le cose funzionano. Sapete qual è la provincia in Italia col più alto numero di immigrati e col più alto numero e col più alti livelli di integrazione di questi immigrati? La provincia di Treviso, quella del Prode Gentilini sindaco, quello che era considerato un razzista addirittura, è la provincia che funziona meglio da questo punto di vista, a dimostrazione che le cose che dice la Lega, quando vengono attuate, funzionano davvero, altro che razzismo o cose del genere. Ma se non c'è questa integrazione, chi non ha lavoro deve trovare qualche mezzo per sopravvivere, e spesso, troppo spesso purtroppo, questi finiscono nelle mani della criminalità.